quindi la spada della parola di Dio. Quindi al di là adesso che la spada normalmente uno la considera un'arma, no? O di difesa o di offesa, però ecco, ci richiama tante realtà, quindi può essere, diciamo, simbolo di tante realtà molto più nobili e più belle. Quindi mi viene in mente proprio la spada, come usa San Paolo, di questa parola di Dio che deve penetrare nei nostri cuori, no? Ma anche la spada, ecco, ci richiama la croce di Cristo che ci ha salvati. Quindi siate laici impegnati, laici testimoni, araldi di pace. Ecco, oggi è il tema più attuale, secondo me, no? Per tante, tante vicende, i cambi che viviamo sulla faccia della terra. E il Papa ci sta esortando continuamente a questo. Quindi essere costruttori di pace già nel nostro ambiente. La pace mondiale si costruisce nella pace locale, potremmo dire, nella pace dei nostri comuni, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, altrimenti rimane tutto fatto così campanilata. Se invochiamo la pace per l'Ucraina e facciamo la guerra nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, sono le contraddizioni della nostra umanità.